Siamo il partito degli italiani liberi che vogliono restare liberi. Così Silvio Berlusconi ha esordito ieri al congresso per la fondazione del PDL davanti a 10.000 persone tra delegati e ospiti. Il cavaliere ha tracciato i valori, gli elementi fondanti del nuovo partito. Noi siamo l'unico movimento che realizza il sogno di un popolo, l'unico partito che definisce l'identità di un popolo. Il PDL deve essere garante e baluardo di libertà. Berlusconi ha avuto parole di elogio nei confronti di Gianfranco Fini e di Umberto Bossi. Quest'ultimo in particolare lo ha definito un leader coraggioso e lungimirante. Non sono mancate bordate alla sinistra. Questa sinistra è incapace di governare, è sempre chiusa e sa solo insultare. Anche per questo continua a perdere ogni consultazione elettorale. Il PDL della Campania presente ed entusiasta alla costituente del nuovo partito. Questa mattina il ministro per l'attuazione del programma Gianfranco Rotondi, intervenendo al congresso del PDL, ha ribadito come leader dell'UDC Casini abbia fatto un grande errore a non confluire nel popolo della libertà. Per poi aggiungere, se l'UDC fosse entrata nel PDL per la prima volta in 15 anni, saremmo stati tutti insieme sotto le insegne del Partito Popolare Europeo. Il messaggio, ha poi concluso il ministro Rotondi, è quindi quello di essere tutti assieme per allargarci e crescere ancora e durare a lungo.